Dal 22 luglio al 6 agosto al Bastione San Gallo saranno in esposizione le opere dei partecipanti all'edizione 2017 di Cartoonsea. Giunto alla sua nona edizione, questo premio a livello nazionale nel tempo ha avuto tra i partecipanti i massimi esponenti della satira nazionale, ma anche vignettisti e illustratori di fama internazionale che hanno interpretato di volta in volta la tematica dedicata all'edizione di turno. I temi toccati sono sempre legati alla sicurezza, sul lavoro e all'ambiente e dopo la terra e l'acqua, questa edizione aveva come idea ispiratrice l'aria che respiriamo o che vorremmo respirare. Aria consumata, mettete dei fiori nei vostri polmoni è il claim che ha ispirato gli artisti quest'anno. A questa edizione hanno partecipato e poi alcuni di loro hanno anche vinto, si può dire il GOT della satira italiana, i più conosciuti, i più noti autori di satira, e questo conferma che questa iniziativa che creammo 9 anni fa, non dico per scherzo ma con un'idea che forse la seconda edizione non ci sarebbe mai stata, è arrivata ad un concorso nazionale a livello di molta notorietà, tant'è che lo conferma la presenza di 150 autori di quest'anno con oltre 200 vignette e opere presentate. Ad aggiudicarsi il Grand Prix è stato Sergio Tessarolo con l'opera Hobby Estremo. Tessarolo, 65 anni, di Bassano del Grappa, vincitore di numerosissimi concorsi nazionali ed internazionali di grafica, umoristica e illustrazione. Grazie a tutti dell'accoglienza e anche della bella location in cui mi trovo, veramente un gioiello da valutare e rivalutare nel tempo. Oltre alle opere in esposizione di questa edizione, per tutto il periodo al Bastione San Gallo si terranno numerosi eventi di stand-up comedy, improvvisazione teatrale, presentazione di libri ed eventi musicali.